oggi faccio l'albero perché sono particolarmente in ritardo. In realtà sono puntualissima per i canoni di Milano, ma sono parecchio in ritardo per i canoni di YouTube. Oggi è il 7 di gennaio. Di gennaio? Oggi è il 7 di dicembre e ho deciso che non vado a dormire finché non vedo l'albero fatto perché non vedo l'ora di avere un'atmosfera natalizia in casa. Non mi interessa se questa atmosfera sarà dall'altra parte, passerò più tempo di là, ma ho deciso che oggi assolutamente devo fare l'albero. Scusate se sentite dei rumori sottofondo, purtroppo in questo periodo ovunque ti giri c'è un palazzo in ristrutturazione, quindi c'è particolarmente casino fuori, non posso evitarlo. Comunque, prima di passare all'albero dobbiamo fare un po' di unboxing perché settimana scorsa mi sono data un po' alla pazza gioia. Ho fatto diversi acquisti, questo è l'unico pacco che state vedendo, ma ne ho altri tre qui sotto. In realtà uno purtroppo non riesco a farvelo vedere perché l'ho fatto consegnare in ufficio e questa settimana sono in smart, per cui lo vedrete settimana prossima. Detto questo, passiamo subito all'unboxing perché non vedo l'ora di aprire quello che c'è dentro. Alcune di queste cose sono davvero golose e io non vedo l'ora proprio letteralmente di mangiarle. Il primo pacco l'ho ordinato da Brio Gluten Free Bakery, l'ho ordinato online. Questo marchio lo conosco perché qualche Natale fa mi è stato regalato un pacco di biscotti ed erano davvero buonissimi e quest'anno stavo cercando un buon panettone, spoiler, per questo Natale perché gli anni passati ho mangiato dei panettoni veramente non degni di quel nome. Purtroppo i panettoni senza glutine al supermercato non si trovano, o perlomeno si trovano, ma non sono davvero buoni. E quindi quest'anno ho deciso di investire un po' e cercare un panettone migliore. Mi sono imbattuta quindi di nuovo in questo marchio e siccome mi erano piaciuti i biscotti, ho deciso di acquistare il loro panettone. Devo dire che non costa pochissimo. Tra l'altro, che carina la confezione. Maneggiare a modino, golosità in arrivo, mi fa troppo ridere questa cosa. Vediamo subito il contenuto e abbiamo, ah, che carini, cara Veronica, con questo ordine sostieni una piccola realtà artigianale in un periodo critico per tutti. Grazie. Che carini, sono davvero gentilissimi. Mi hanno messo dentro anche una cartolina con gli auguri. Allora, cosa abbiamo dentro? Un piccolo omaggio, questo non l'avevo ordinato, ma mi hanno regalato questi biscottini cacao nocciole senza glutine e li proveremo assolutamente insieme con un caffè magari. Poi ho riordinato esattamente i biscotti che mi erano stati regalati e sono i biscotti veg alle nocciole senza glutine. Con 30% di nocciole, 100% gluten free, fatti a mano. Questi ormai li conosco benissimo, per cui mi sento tranquilla di consigliarveli perché sono ottimi biscotti senza glutine e anche veg per chi fosse vegano. La seconda scatolina sono dei muesli proteici con cacao e cocco. Questi sono il Perfect Bio, sono quelli di Ambrosiae. Però sono buonissimi, li vendono anche all'Esselunga. Questi sono dei muesli senza glutine, ovviamente, con fiocchi di avena integrale, senza glutine, uvetta, proteine di zucca 11%, semi di girasole, proteine di canapa, 6% di cocco, 6% di mandorle attivate. E chi bazzica in questo giro di senza glutine, vegano e comunque buono per la salute, sa che le mandorle sono meglio se sono attivate perché sono molto più digeribili, così come tutta l'altra frutta secca. Poi i semi di chia, io li chiamo così, cacao in polvere 3%, fave di cacao, more di gelso e semi di zucca più massa di cacao, ovviamente bio. Questo è buonissimo, giusto un'alternativa per la colazione. E poi i re di questo ordine, perché ho fatto questo ordine proprio per loro, sono
I due panettoncini senza glutine sono 400 grammi di panettone. Ne ho preso uno classico e uno con gocce di cioccolato. Tra l'altro, questo con le gocce di cioccolato anche senza lattosio. Non è vegano, però un'ottima soluzione per noi con problemi con il glutine o lattosio. E poi questo è quello classico con uvetta e canditi di arancia. Probabilmente questo lo apriamo stasera perché non vedo l'ora, mentre quello classico lo tengo per il giorno di Natale. Abbiamo finito con la prima scatola, passiamo a quella successiva. Ovviamente quando li assaggio lo faccio insieme a voi e vi farò vedere la consistenza, vi dirò tutto su come sono, se sono buoni, immagino di sì. Così se siete alla ricerca di una soluzione senza glutine o senza lattosio potrete ordinarli. I loro ordini di norma vengono consegnati entro 7 giorni lavorativi, per cui siamo ancora in tempo per fare qualche ordine per Natale. La seconda scatola invece è una cosa molto utile per la situazione che stiamo vivendo in questo periodo, e cioè il trasloco. Ho comprato questo tritacarta che mi serve per distruggere un bel po' di carta, per sbarazzarmi di un bel saccone di documenti o altre cose che non mi sento di buttare nella spazzatura, così perché magari ci sono dati sensibili sopra, e siccome le cose che devo strappare in questo momento sono tantissime, questo sarà davvero molto utile. L'ho preso su Amazon, è in versione mini, quindi perfetto per l'uso a casa, e anche questo quando lo usiamo vi faccio vedere tutto quanto. Dovrebbe tritare 5 fogli per volta e non so se trita anche carte di credito, probabilmente sì. Lo scopriremo comunque. Il terzo pacco arriva da eFarma e lo utilizzo spesso per acquistare farmaci da banco perché li trovo a prezzi più convenienti, e poi anche cose di cura della persona o di bellezza perché spesso fanno tantissimi sconti e si trovano dei prezzi molto più bassi rispetto che nei normali supermercati o normali farmacie. Tra l'altro mi sembra che hanno cambiato gestione perché prima non c'era quest'altro marchio e l'ho cominciato a vedere di recente, e penso che sia questo il motivo per cui il pacco è così bello. E tra l'altro il sito è migliorato tantissimo. Se qualcuno di voi lo utilizza e non lo utilizza da molto tempo, se ci va sopra vedrà una bella differenza. Comunque è molto più intuitivo adesso, devo dire, lo preferisco, e l'ordine è stato molto molto veloce. Non ho avuto alcun tipo di problema. In realtà non ho mai avuto problemi con loro se non durante il lockdown, ma quello assolutamente comprensibile. Ho acquistato di nuovo lo shampoo secco della Floren perché mi è piaciuto davvero tantissimo. È perfetto, davvero perfetto, non appesantisce, rende i capelli subito più presentabili, in una mossa sembrano subito puliti. E puoi evitare di farti lo shampoo ogni giorno, ogni 2 giorni, in base a quello che è la tua abitudine. Però io di solito li lavo ogni 2 giorni, però quando capita quel giorno che devo andare per forza avanti, il terzo giorno non riesco a lavarli, questi sono davvero un salvavita. Oppure il secondo giorno, quando magari la sera devo uscire, andare da qualche parte, i capelli non sono proprio presentabili, però tornando dal lavoro non ho molto tempo per lavarli, do una passata di questo shampoo e sono subito perfetti. Per cui ho acquistato due confezioni che sono davvero comodissime anche da tenere in borsetta. Non c'è una differenza di prezzo perché due confezioni piccole costano come una grande, per cui ho preferito acquistarne due piccole. Ed è lo shampoo secco sebo regolatore per capelli a tendenza grassa. Perfetto per chi ha questo tipo di problema. Poi ho acquistato una cosa nuova che non avevo mai provato ed è uno spray antinquinamento, uno spray purificante alla menta acquatica, e dovrebbe aiutare a migliorare la profumazione e eliminare proprio l'inquinamento dai capelli. Lo voglio provare subito. Il profumo è davvero buonissimo, devo dire.
molto molto piacevole. Poi ho comprato come refill gli shampoo perché mi erano finiti e ho comprato lo shampoo sebo riduttore capelli grassi all'ortica, questo mi è piaciuto davvero tantissimo, e poi quello alla polpa di cedro sempre per capelli a tendenza grassa, e questo è il preferito di Andrea. Comunque li utilizzo entrambi anch'io e quindi sono un'ottima soluzione per entrambi, una coccola in più per i capelli che sono davvero importantissimi. Il quarto e ultimo pacco è quello più entusiasmante a livello proprio personale, perché sono un paio di scarpe che volevo acquistare da un sacco di tempo. Ho fatto questo acquisto su Zalando perché per una giornata intera ci ho provato sul sito di Nike e non ci sono riuscita, c'era qualche problema evidentemente, ho provato pure a fare l'ordine tramite telefono, ma alla fine non sono riuscita a fare questo ordine e quindi disperata sono andata sul sito di Zalando e le ho trovate lì, e tra l'altro a prezzo ancora più basso, quindi win-win. Avevo bisogno di cambiare le scarpe da ginnastica e ho trovato queste qua della Nike che mi sono piaciute subitissimo e le ho scelte perché dovrebbero essere perfette per correre su strada ma anche su fondi un pochino irregolari, che è quello che ho io qui nei dintorni. E ho scelto questo modello che è la Nike React Escape Run e non vedo l'ora di provarle. Bene, questi sono i miei acquisti, ora corro a fare alcuni acquisti assolutamente fondamentali per la casa e per l'albero e ci vediamo tra un istante con la decorazione dell'albero di Natale. Fin dall'inizio l'unica certezza che ho avuto è stata quella che la prima cosa che sarebbe entrata in questa casa sarebbe stato il Natale, e così è. Ora abbiamo questa situazione, mobili ovunque, il frigo in mezzo al salone, abbiamo avuto dei miglioramenti nei bagni, e cioè abbiamo sistemato questo bagno qua, abbiamo installato il mobiletto, il lavandino, e abbiamo portato un letto, un armadio che abbiamo già anche montato. Questo è l'armadio che avevamo in salone dall'altra parte, mi devo aggiungere la parte sopra, però è pronto. E siamo quasi, non siamo a buon punto, però mi piace pensarlo. Abbiamo portato qui anche il mobile marrone con il tavolo e le sedie. E ora è arrivato il momento di fare l'albero. E mi sarebbe piaciuto farlo in quell'angolo lì, però lì poi ci andrà una libreria più il divano, e quindi forse il suo punto sarà questo, dove poi ci andrà questo mobile qua, ma per il momento direi che spostiamo queste librerie insieme ad Andrea, se ci riusciamo, e facciamo l'albero là. La prima è il tappeto per l'albero che metteremo adesso su, poi tutte queste cose ovviamente le ho comprate alle Romerland, poi ho comprato questi piccoli rametti con le bacche, i funghetti, il melograno in miniatura, quindi delle cose super carine che non useremo oggi ma useremo in un progetto che faremo nel prossimo video insieme. Poi ho acquistato anche del nastro con stelline e alberelli in tipo tessuto scozzese, questi li userò probabilmente per i pacchi. Sai che sono proprio intelligente, i guanti li avevo comprati per fare questo lavoro e le ho lasciate in macchina.
Questo passaggio ovviamente serve per far sembrare più vero un albero finto, perché gli alberi veri hanno il peso dei rami e quindi tendono a scendere. Questo alberello, così, sembra un po' vuotino, però è un albero dell'IKEA. Cosa possiamo chiedere di più? Ma tra l'altro ho pagato 20 euro in sconto qualche anno fa. Per renderlo un po' più pieno e più bello, mi piace sempre usare dei rami in più. Questi li ho comprati qualche anno fa alle Leroy Merlin e stasera volevo andare a comprarne degli altri, ma la qualità è nettamente peggiorata, quindi non ne ho comprati altri e mi sto accontentando di quelli che ho. Questi ovviamente mi bastano per l'albero, però volevo fare anche un altro progetto e purtroppo non andavano bene, però magari ne trovo qualcuno di più bello e nel caso ve lo faccio sapere, così sapete dove trovarlo. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Ora l'albero è pronto per essere decorato con le palline, ma un altro passaggio fondamentale prima di iniziare è quello di controllare le lucine, perché non vogliamo fare tutto questo lavoro per poi scoprire che le lucine sono rotte. Le lucine direi che vanno. Scegliamo subito un programma che piace a me, quello fisso sulle lucine. It's Christmas. Some kind of love, my friend. I pray it will never end. Sono tutte su, qui invece ho lasciato per ultimi i pezzi più speciali, di cui ne ho pochi e che andranno in punti molto, molto visibili e d'impatto. Mentre lì ho ancora delle cose tipo da utilizzare come riempitivi per riempire un pochino di più l'albero. E poi come ultima cosa deciderò se mettere anche questi pezzi di juta rossa con la scritta Pohobu e questi fiocchi che metto tutti gli anni, oppure se comprare del nastro in vellutino, giusto per cambiare un po' la situazione sull'albero. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. L'albero è quasi pronto, mancano le ultime cosine giusto per finire bene il lavoro e riempirlo per bene. Comunque adesso si è fatto un po' troppo tardi e sono quasi le 10, non ho ancora mangiato e se non torno di là, secondo me faccio arrabbiare tantissimo Andrea e non vogliamo che accada. Comunque domani finiamo di fare l'albero e magari ne approfittiamo per fare anche qualche altro piccolo progettino insieme, per decorare un po' di più la casa, per renderla un pochino più accogliente e per portare dentro la magia del Natale. Io vi saluto e a domani. Ciao! And me tonight, I'll spend all this Christmas with you.